Krishna, Hari, Hari,
arrivate a questa nuova puntata di Tea Ore 21, stiamo insieme con gioia e con amore. Una puntata all'insegna della naturalezza, delle realizzazioni spirituali che ci aiutano a unire armonicamente corpo, mente e spirito. Questa sera ho iniziato con un mantra tratto da uno dei CD contenuti nel mio bel libro, di cui sono molto contenta, La conoscenza spirituale dello yoga, che mi piacerebbe che tanti di voi leggessero, che potessero beneficiare di questo scritto che ho compilato con tanto amore. Quindi questo è il primo brano tratto da questo CD, da uno dei due CD, il CD che si chiama I Sacri Mantra, che ho registrato a Calcutta, in India. Cari spiriti eterni, questo è un mantra molto potente, poiché all'interno ci sono alcune citazioni dalla Iso Upanishad, il mantra della coscienza cosmica. Purnamata Purnamitam Purnat Purnamudacchyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Questo è un mantra molto potente che ci ricorda che in ogni parte del tutto c'è il tutto a cui quella parte appartiene. Quindi ho iniziato questa serata mistica con questo bel mantra e ho continuato con versi sacri, tra cui il Maha Mantra Hare Krishna. E ora continuerò con un altro mantra e vorrei che voi mi seguiate, che siate con me nel ripeterlo. Il mantra che voglio proporvi è Om, provate a ripetere con me, Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Proviamo a ripeterlo ancora insieme. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. E vuol dire: possano tutti gli esseri in tutte le dimensioni essere felici. Questo non è solo un augurio, ma è un vero e proprio impegno, una missione karmica che ognuno di noi ha con se stesso e gli altri, di essere parte dell'ordine, dell'armonia cosmica. E quindi, oltre a fare un augurio a tutti gli esseri, con questo mantra vivifichiamo, diventiamo sempre più determinati nell'essere parte della felicità di tutti gli esseri in questa dimensione o altre dimensioni non visibili dai due occhi materiali, ma dimensioni superiori, dimensioni più sottili, dimensioni diverse che possiamo vedere col terzo occhio, quell'occhio che si trova fra le due sopracciglia. Ora ripetete con me questo mantra molto bello e poi continuate insieme a me e con questa meditazione sacra, e poi vi leggerò un bellissimo estratto da un libro meraviglioso. Vi ricordo che per chi vuole il mio libro mi potete scrivere a Tea Crudi, T-H-E-A Crudi, @yahoo.it, se volete questo libro da cui è tratto il brano che ho appena cantato o gli altri libri che leggo durante le mie trasmissioni. Samasta
Che bel momento meraviglioso! Mi auguro che anche voi abbiate sentito l'energia stupenda che ho sentito anch'io mentre cantavo questo mantra. Veramente
Grazie, grazie ai Rishi, grazie ai saggi dell'Himalaya che ci hanno donato questa conoscenza sacra per riconnetterci con la nostra vera dimensione, la dimensione di esseri multidimensionali, la dimensione di esseri spirituali incarnati in questo momento in un corpo materiale, ma siamo molto di più, siamo esseri che hanno la capacità di vivere in una dimensione sacra continuamente, veniamo da un universo che è senza ansietà, chiamato Vaikuntha, e quindi siamo eterni, non siamo mai nati e mai moriremo, nessuno ci ha creato, siamo esseri spirituali eterni. I corpi vengono creati, ma gli spiriti che entrano ad abitarci temporaneamente sono eterni, indistruttibili, immutabili, con innumerevoli qualità. Quindi siamo veramente fortunati, fortunati, fortunati a poter ascoltare i mantra, a poter condividere questa bellissima e meravigliosa e sacra scienza della vita. È una scienza sacra lo yoga che ci dà gli strumenti per vivere meglio, per essere in armonia con noi stessi, spirito, mente e corpo. E proprio riguardo a questa armonia, mi piacerebbe questa sera fare una lettura tratta da un libro che io amo molto, che è il libro Baba Lokanath, La vita di uno yogi dell'Himalaya, come vedete. E questo è un libro che regala tantissime emozioni spirituali. Io consiglio a ognuno di voi di leggerlo e di leggere i testi e di leggere i testi sacri che leggiamo insieme in queste trasmissioni spirituali, perché veramente possono illuminare la nostra vita. E quindi inizio subito illuminandovi questa sera con le parole di Baba Lokanath, e che ci fa capire meglio l'importanza di tutte le pratiche dello yoga, lo yoga fisico, lo yoga mentale, lo yoga come stile di vita a 360 gradi. Quindi sentite bene che cosa ci dice Baba Lokanath. È assolutamente essenziale avere un corpo divinizzato, avere un corpo divinizzato per ricevere e raggiungere tutti i poteri spirituali e vederli manifestati nella nostra vita. È attraverso la scienza sacra dello yoga che il corpo dello yogi e della yogini diventa divinizzato, sacro. Gli atomi stessi del corpo cambiano attraverso la scienza dello yoga. È soltanto in rari casi che un individuo può raggiungere lo stato di divinità totale attraverso la trasformazione e la divinizzazione e la sacralizzazione di corpo e mente, corpo vitale e intelletto. Ma ognuno di noi ha la possibilità, avendo un corpo umano, di creare questa realtà in cui espandiamo giorno per giorno le nostre qualità spirituali e iniziamo a raggiungere degli stati, delle dimensioni, dei livelli di coscienza superiori. Baba Lokanath possedeva grandi poteri mistici, ma non aveva nessun desiderio di esibirli. Era soltanto attraverso la volontà dei suoi devoti che tali poteri si manifestavano spontaneamente. Baba era distaccato e non aveva alcun desiderio di fare qualsiasi cosa per sé.
non aveva un'esistenza separata come le anime ordinarie e individualizzate, ma i bisogni degli altri voleva realizzarli. I buoni desideri degli altri voleva realizzarli e quindi manifestava i suoi poteri mistici per aiutare i suoi devoti a raggiungere i loro buoni desideri e aiutarli nel loro avanzamento spirituale. Identificandosi quindi con l'esistenza nella sua totalità, il suo io divino di Baba Lokanath entrava in azione ogni volta che i suoi devoti cercavano la sua assistenza e la sua grazia. Le innumerevoli manifestazioni di questi poteri divini durante la vita di Baba Lokanath divennero leggendarie. Ancora oggi i devoti di Baba Lokanath ricevono la sua misericordia incondizionata e sentono la sua costante presenza. Infatti, delle parole che Baba Lokanath dice e che mi fa piacere ricordarvi sono queste. Per più di 100 anni ho viaggiato per le montagne accumulando tesori spirituali in grande quantità. Voi, ognuno di voi, può rimanere a casa e godere dei frutti delle mie austerità. Perciò, quando sei in pericolo, caro amico, cara amica, ricordati di me. Questo è ciò che Baba Lokanath dice. Ricordati di me. Perché ricordati di me? Perché Baba Lokanath ha deciso di rimanere in uno stato sottile, disincarnato, attivo per continuare ad aiutare tutti coloro che chiedono il suo aiuto. Quindi è un qualcosa di molto importante quello che ci dice. Ecco le sue parole di nuovo, proprio per farvi capire ancora di più quanto possiamo rivolgerci a Baba Lokanath, a questo grande yogi che è signore delle dimensioni, perché Lokanath vuol dire signore, Nath, dei loka, delle dimensioni. Quindi non a caso prima ho cantato il mantra Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Loka, possano tutti gli esseri in tutte le dimensioni essere felici. E Baba Lokanath, siccome è il signore Nath delle dimensioni, colui che è diventato maestro delle varie della multidimensionalità, è capace di aiutare gli altri esseri, gli altri spiriti, e su più livelli, su più dimensioni contemporaneamente. E quindi veramente lui è yogi degli yogi, è maestro dei maestri, è colui che Baba Lokanath ha aiutato tantissimi maestri spirituali, tantissime guide spirituali a manifestare le loro grandi qualità, e ognuno di noi può chiedere l'aiuto di questo grande essere divino. Sentite le sue parole ancora una volta, provate a chiudere gli occhi e ascoltare bene, attentamente, che cosa ci dice Baba Lokanath. Ogni volta che vi trovate in pericolo, in una guerra, in una foresta, in un oceano, in una giungla, ricordatevi di me. Io vi salverò. Forse non mi conoscete. Forse non vi rendete conto di chi sono io. Semplicemente pregatemi con un anelito del vostro cuore e io vi libererò dalla morsa della sofferenza e della tristezza. Io mi rivelo volentieri a ognuno di voi. Per questo potete raggiungermi, altrimenti vi sarebbe impossibile. Nessun potere in cielo
o in terra, può danneggiare i devoti che prendono rifugio in me, perché non esiste nessuno più potente di me che possa punirvi. Io posso fare tutto ciò che voglio, è soltanto la mancanza di fede, l'incredulità che impedisce a ognuno di vedere realizzati i propri desideri. Amate la vita e credete sempre in voi stessi. Per coloro che con amore e devozione si rivolgono a me nelle difficoltà, il mio cuore si intenerisce. Questa è la mia compassione. E insieme con la mia compassione, il mio potere scorre verso di loro, liberandoli dalle sofferenze e dalla infelicità. Io, come te, caro Spirito Eterno, sono eterno. Io, come te, sono immortale. Io sono. È molto, molto bello questo, queste parole di Baba Lokanath. Vedete la sua immagine? Questa è un'immagine, è l'unico ritratto fatto di lui che è possibile vedere. E quindi la sua immagine, vedete che ha un'energia molto molto particolare, un'energia mistica che emana fotoni, emana delle informazioni sottili, delle vibrazioni sacre, no? A me affascina molto questa immagine sua. Ora vi leggo un'altra parte del libro in cui appunto Baba, per insegnare appunto ai suoi a coloro che si rivolgevano a lui, usava dei metodi interessanti, molto interessanti, soprattutto per aiutare le persone a uscire dalla visione materialistica della vita. Sapete che molti fanno fatica a uscire da una visione che riguarda solo gli oggetti, no? Tipo le persone le vedono come oggetti o le cose attorno a loro assumono un'importanza che va a guidare la vita, no? Di certe persone. Certe persone vivono per comprare oggetti. Certe persone amano più gli oggetti delle proprie relazioni. Certe persone vivono le altre persone come oggetti materiali da usare. Quindi è una visione materialistica, ignorante, nel senso di colui che non sa. Ignorante vuol dire colui che non sa. Una visione ignorante, no, della vita. E il bello di Baba Lokanath era che lui aveva la capacità di insegnare, di dare degli insegnamenti molto efficaci a quel tipo di persone materialistiche e che avevano una visione limitata. Quindi ecco un episodio che mi fa piacere condividere con voi. Kali Charan Poddar, il figlio di un uomo benestante di Dhaka, andò un giorno a visitare l'ashram di Baba. Arrivò con 5 litri di latte e stava per metterlo davanti alla veranda della stanza di Baba, quando questi gridò in tono aspro: «No, no, non si può mettere lì!» Boji Liram, uno dei residenti dell'ashram, tolse immediatamente il latte e lo mise sotto la veranda. Kali ci rimase molto male, perciò si avvicinò a Baba a mani giunte e lo pregò per favore di accettare. Baba disse: «Tu sei il figlio di una famiglia ricca. Se puoi darmi il latte insieme con il contenitore, io lo accetterò». Kali non capì il significato più profondo dell'affermazione di Baba. Perciò
trovò un vaso di terracotta, vi versò il latte e cercò di nuovo di metterlo sulla veranda. Ma di nuovo Baba gridò dal suo seggio: «No, no, non si può mettere lì!» Di nuovo il latte fu tolto e messo a terra. Ben presto arrivò un cane che cominciò a bere il latte. Kali, vedendo quello che stava succedendo, saltò immediatamente addosso al cane e lo scacciò. Osservando Kali, Baba gli disse: «È per questo motivo che non avevo accettato la tua offerta di latte. Tu mi hai offerto il latte. Una volta offerto, non hai più alcuna voce in capitolo sul latte. Che diritto hai tu di scacciare il cane che appartiene all'ashram?» È interessante notare che dopo quell'episodio nessun cane o gatto o altro animale toccò quel latte. C'è molto da imparare da questa storia. Innanzitutto ci ricorda che per un illuminato, per colui o colei che ha una visione spirituale della vita, non c'è discriminazione tra ricchi e poveri, uomini o animali o altre creature. Per lui sono tutti uguali, perché tutti esistono dentro di lui. Dicendo questa frase, e cioè «una volta offerto non hai più alcuna voce in capitolo sul latte», Baba Lokanath rivela il principio essenziale di che cosa vuol dire offrire. Offrire al divino è in sé una sadhana, una pratica spirituale, un atto spirituale. La maggior parte delle persone, in particolare coloro che appunto, come dicevamo prima, possiedono ricchezze o vivono per accumulare ricchezze, credono che il valore di un'offerta che viene fatta a un tempio, a un santo, sia determinata dalla quantità o dalla somma che è stata donata. Ma in realtà l'importante non è la quantità, ma è il bhav. In sanscrito viene chiamata bhav, B-H-A-V, bhav, e cioè l'intenzione o devozione con cui quella donazione viene fatta. Dio, l'energia divina, o come volete chiamare questa l'entità superiori dell'universo, non vedono ciò che viene portato all'altare, vedono soltanto l'amore e la devozione con cui viene offerto. Le parole di Baba, quando dice «una volta che l'hai offerto a me, non hai più alcuna voce in capitolo sul latte», dovrebbero essere comprese nella giusta prospettiva. Un regalo dovrebbe essere libero dall'attaccamento dell'ego, dell'io temporaneo, dell'identità temporanea che ognuno di noi è in questo momento. Dovrebbe essere libero da quell'attaccamento che non è sano e non è generoso, non è altruista. Una volta dato una donazione, un oggetto, un regalo, chi lo riceve non dovrebbe essere legato in alcun modo riguardo all'uso di quel dono. Dovrebbe sentirsi libero di gettarlo via o di darlo a qualcun altro. Se questo accade, il donatore non deve sentirsi offeso, perché dal momento in cui l'azione del dare e del ricevere viene completata, il regalo non è più di sua proprietà. Dovrebbe lasciarlo andare con gioia. Questo è l'ideale. Generalmente la maggior parte delle offerte non possono essere considerati atti di adorazione, perché sono motivate da secondi fini, da motivazioni egoistiche. Un vero donatore è colui o colei che offre il dono senza condizioni ed è profondamente soddisfatto quando il dono viene accettato. Ciò che viene fatto poi con gli oggetti o il denaro
non dovrebbero essere interesse del benefattore. L'adorazione completa una volta che il divino che risiede in chi riceve ha accettato l'umile offerta. Un'offerta così distaccata, con questa qualità del distacco, non solo porta ricompense moltiplicate per molte volte, ma innalza il donatore a un livello più alto di consapevolezza, quindi fa in modo che quel gesto di donare diventa un atto spirituale. L'energia divina è il tutto completo. Il divino non esige nulla perché la sua natura è trascendentale. Così anche il santo Baba Lokanath, essendo Atmarama, e cioè stabilito nel suo io trascendentale, non si aspetta nulla da nessuno. Desidera soltanto dare a coloro che si rivolgono sinceramente, umilmente, amorevolmente a lui. Prima svuota e poi riempie. Tutto ciò che è offerto al divino lo accetta soltanto per restituirlo moltiplicato, soddisfacendo così i desideri di coloro che si rivolgono con sincerità e con amore a lui. L'offerta deve essere pulita e mai egoistica, così diventa un atto spirituale. Quindi è appena passato San Valentino, è appena passato Carnevale, così mi faceva piacere darvi questa ispirazione e anche farvi riflettere sui regali che avete fatto. Li avete fatti con questo spirito? Li avete fatti con amore, con distacco, oppure vi avete donato aspettandovi qualcosa in cambio? Ecco, se avete donato con distacco, amorevolmente, e avete fatto un atto spirituale. Quindi mi auguro che questa pratica diventi sempre più presente nelle vostre vite e che vi porti grande, grande gioia. Ora vi voglio salutare con un ultimo mantra, un mantra che abbiamo cantato poco fa, Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Così ci salutiamo con questa vibrazione sacra che libera la mente. Okay.
Ripeti con me, io voglio che dall'universo mi arrivino tutte le conoscenze necessarie per risvegliare la mia coscienza di spirito libero, eterno e consapevole. Respiro. Io voglio che dall'universo mi arrivino tutte le conoscenze necessarie per risvegliare la mia coscienza di spirito libero, eterno e consapevole. Respira. Aham Brahman Asmi. Io sono coscienza eterna e consapevole. Aham Brahman Asmi. Io sono coscienza eterna e consapevole. A domani, cari spiriti eterni, e vi ricordo che se volete questo libro o altri libri o il mio libro La conoscenza spirituale dello yoga, potete scrivermi a thea.crudi@yahoo.it. Hari Om, a domani.